noi vogliamo dire a questi cittadini onesti di non mollare, perché non si può mollare davanti a questi fatti. Ci sarà chiaramente sia un miglioramento dell'illuminazione, un potenziamento dell'illuminazione, sia ci sarà comunque un presidio ulteriore da parte delle istituzioni anche come rafforzamento delle attività culturali, perché comunque la rete sociale, la rete anche di attività economiche che si è venuta a creare in questi anni deve essere tutelata, deve essere presidiata, deve essere rinforzata, proprio perché noi dobbiamo stare vicino a tutte quelle persone che stanno portando una luce e stanno accendendo questo quartiere. Quindi noi siamo qui con loro. A tutela e a completamento dico che io non ho mai chiesto di militarizzare l'area, militarizzare la città, non ho chiesto l'intervento dell'esercito, quindi questo per chiarire, perché pare siano uscite delle notizie che non corrispondono al vero, quindi questo ci dà conto. Grazie. Grazie a lei.